Capitolo 29. Chiacchierata in cucina. Jack portò Danny di peso in cucina. Il bambino continuava a singhiozzare convulso, senza freno, rifiutandosi di sollevare il volto dal petto di Jack. In cucina il padre lo restituì a Wendy, che appariva ancora attonita e incredula. Jack, non so di che cosa stia parlando, ti prego, devi credermi. Ti credo, disse lui, sebbene dovesse ammettere tra sé che provava un certo piacere vedendo la situazione capovolta con vertiginosa, inattesa rapidità. Ma la collera nei confronti di Wendy era stata soltanto un fuggevole impulso viscerale. In cuor suo sapeva perfettamente che Wendy si sarebbe versata una latta di benzina addosso e avrebbe acceso un fiammifero prima di far male del male a Danny. Il grosso bollitore per l'acqua del tè era sul bruciatore di fondo, regolato sul minimo. Jack lasciò cadere una bustina filtro nella sua grossa tazza di ceramica e la riempì d'acqua a metà. «Ce n'è di sherry, vero?» chiese a Wendy. «Cosa? Oh, certo, 2 o 3 bottiglie.» «In quale credenza?» Lei gliela indicò e Jack ne tolse una delle bottiglie. Versò una robusta dose nella tazza di tè, ripose lo sherry e riempì l'ultimo quarto della tazza col latte. Poi aggiunse 3 cucchiai colmi di zucchero, mescolò e portò la tazza a Danny, che ora singhiozzava sommesso, tirando su col naso. Ma tremava ancora da capo a piedi e aveva gli occhi sbarrati, fissi in un'espressione attonita. «Lo vuoi bere, dottore?» chiese Jack. «Ha un pessimo sapore, ma dopo starei meglio. Te la senti di berlo? Lo fai questo favore al tuo papà?» Danny fece segno di sì e prese la tazza. Ne beve un sorso, abbozzò una smorfia e guardò Jack con espressione interrogativa. Jack annuì e Danny beve un altro sorso. Wendy avvertì la consueta fitta di gelosia da qualche parte dentro di sé, ben sapendo che il bambino non avrebbe mai bevuto quel tè se glielo avesse offerto lei. E subito dopo le si presentò un'idea spiacevole, addirittura stupefacente, che in realtà avesse voluto credere che la colpa fosse di Jack. Era davvero così gelosa? Era proprio il modo in cui avrebbe pensato sua madre. Era questa la cosa davvero orribile. Si ricordava di una domenica che il suo papà l'aveva accompagnata al parco e lei era ruzzolata dal secondo piolo del labirinto di tubi, sbucciandosi le ginocchia. Quando il padre l'aveva riaccompagnata a casa, sua madre l'aveva investito. «Cosa hai fatto?» aveva strillato. «Perché non l'hai tenuta d'occhio? Che razza di padre sei?» L'aveva perseguitato fino alla tomba. Quando lui aveva chiesto il divorzio, era ormai troppo tardi. Lei, Wendy, non aveva nemmeno concesso a Jack il beneficio del dubbio, del minimo dubbio. Wendy si sentì ardere il viso e tuttavia si rese conto, con una sorta di impotente risolutezza, che se mai si fossero venuti a trovare nell'identica situazione, lei avrebbe pensato e agito nell'identico modo. Nel bene o nel male, si sarebbe portata presso per sempre una parte di sua madre. «Jack», prese a dire, incerta se intendesse chiedergli scusa o giustificarsi. Entrambe le cose, lo sapeva, sarebbero state inutili. «Non ora!» la interruppe lui. Danny ci mise un quarto d'ora a bere metà del contenuto della grossa tazza e a quel punto si era ormai visibilmente calmato. I sussulti si erano quasi sedati. Con gesto solenne Jack posò le mani sulle spalle del figlio. «Danny, credi di riuscire a raccontarci esattamente quello che ti è capitato? È molto importante, sai?» Danny spostò lo sguardo da Jack a Wendy, poi lo riportò sul padre. «Io voglio dirvi tutto», rispose Danny. «Vorrei averlo fatto prima». Sollevò la tazza e la tenne fra le mani, come confortato dal calore che ne sprigionava. «E perché non l'hai fatto, caro?» Con dolcezza Jack scostò dalla fronte di Danny i capelli arruffati, sudaticci. «Perché zio Aldi ha trovato questo lavoro e io non riuscivo a immaginarmi quanto per te questo posto fosse vantaggioso e al tempo stesso sbagliato. Era...» Alzò gli occhi su di loro come in cerca d'aiuto. Non gli veniva la parola giusta. «Un dilemma», chiese Wendy con dolcezza. «Quando sembra che non vada bene né una cosa né l'altra». «Sì, proprio così». Danny fece un cenno col capo, sollevato. «Quel giorno che hai potato le siepi, Danny e io abbiamo fatto una bella chiacchierata sul furgoncino. È stato il giorno della primavera nevicata, ricordi?» Jack annuì. Il giorno che aveva potato le siepi era chiarissimo nella sua mente. Wendy sospirò. «Forse non abbiamo chiacchierato abbastanza, che ne pensi, dottore?» Danny scosse il capo, sembrava l'incarnazione della sofferenza. «Di che cosa avete chiacchierato esattamente?» chiese Jack.
Non saprei dire se sia molto contento che mia moglie e mio figlio... Discorrano di quanto bene ti vogliono? Di qualunque cosa si sia trattato non capisco. Mi sento come uno che sia entrato in una sala cinematografica appena dopo l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Abbiamo parlato di te, disse Wendy con voce pacata. E forse non abbiamo detto tutto a parole, ma lo sapevamo tutti e due. Io perché sono tua moglie e Danny perché capisce le cose. Jack non rispose. Danny ha detto bene. Questo posto sembrava adatto per te. Qui eri il riparo da tutte le pressioni che ti rendevano tanto infelice a Stovington. Eri padrone delle tue azioni e della tua vita. Lavoravi manualmente in modo da far riposare il cervello, tutto il tuo cervello, in attesa di rimetterti a scrivere la sera. Poi, non saprei esattamente quando, è sembrato che questo posto cominciasse a non essere più adatto per te. Passavi tutto quel tempo giù in cantina a sfogliare quelle vecchie scartoffie e a cercare di ricostruire quella vecchia storia. Borbottavi nel sonno. Nel sonno? Chiese Jack, sul volto aveva un'espressione cauta, stupefatta. Parlo nel sonno? Per lo più sono suoni inarticolati. Una volta mi sono alzata per andare in bagno e tu stavi dicendo «All'inferno, facciamola finita una volta per tutte, nessuno lo saprà mai!» Un'altra volta mi è svegliata urlando «Giù la maschera, giù la maschera, giù la maschera!» «Cristo!» esclamò lui e si passò una mano sul viso, in un gesto di sconforto e di imbarazzo. «E anche tutti i tuoi tic di una volta, quando bevevi, masticare compresse di Excedrin, continuare ad asciugarti la bocca, l'irritazione mattutina e non sei ancora riuscito a terminare la commedia, vero?» «No, non ancora. Ma è questione di tempo, tutto qui. Avevo in mente qualcos'altro, un nuovo progetto.» «Questo albergo, il progetto per il quale ti ha telefonato Al Shockley, quello al quale voleva che rinunciassi.» «Come fai a saperlo? Hai origliato la porta! Tu!» «No! Se anche avessi voluto farlo, non avrei potuto origliare. Tu stesso te ne renderesti conto se solo ci pensassi un momento. Quella sera Danny e io eravamo da basso. Il centralino è chiuso. Il nostro telefono di sopra era l'unico che funzionasse nell'albergo, perché è collegato direttamente con la linea esterna. Sei stato proprio tu a dirmelo.» «E allora come fai a sapere che cosa mi ha detto Al?» «Me l'ha detto Danny. Danny lo sapeva. Così come a volte sa quando le cose non si trovano al loro posto o quando qualcuno medita di divorziare.» «Il dottore ha detto...» Wendy scosse il capo, contrariata. «Il dottore ha detto un sacco di balle e lo sappiamo tutti e due, l'abbiamo sempre saputo. Ricordi quando Danny ha detto che voleva vedere le pompe antincendio? Non è stata solamente un'impressione, era poco più di un bamboccio. Lui sa le cose. E adesso io temo...» Adocchiò l'ecchimosi sul collo di Danny. «Sapevi sul serio che zio Al mi aveva telefonato, Danny?» Danny fece un cenno di assenso. «Era proprio in collera, papà, perché tu hai telefonato al signor Ullman e il signor Ullman ha telefonato a lui. Zio Al non voleva che tu scrivessi qualcosa sull'albergo.» «Gesù! Le ecchimosi, Danny, chi ha tentato di strangolarti?» Il volto di Danny si incupì. «Lei, la donna in quella stanza, nel 217, la signora morta.» Ripresero a tremargli le labbra, afferrò la tazza di tè e bevve. Jack e Wendy si scambiarono un'occhiata sgomenta. «Ne sai qualcosa tu in proposito?» le chiese Jack. Wendy scosse il capo. «A proposito di questo, no. Danny?» sollevò il volto impaurito del bambino. «Sforzati, figliolo, ci siamo noi accanto a te.» «Danny!» sollevò il volto impaurito del bambino. «Sforzati, figliolo, ci siamo noi accanto a te.» «Sapevo che questo posto era brutto», riprese Danny a bassa voce. «Fin da quando eravamo a Boulder, perché Tony me l'ha mostrato in sogno.» «Che sogno?» «Non riesco a ricordare tutto. Mi ha fatto vedere l'albergo di notte, con un teschio e le ossa incrociate sulla facciata. E c'era il rimbombo di quei colpi. Qualcosa... non ricordo cosa, che mi inseguiva. Un mostro. Tony mi ha fatto vedere il Red Room.» «Cos'è, Danny?» Danny scosse la testa. «Non lo so.» «Rum, come nella canzoncina Yo-ho-ho e una bottiglia di rum?» Di nuovo Danny scosse il capo. «Non lo so. Poi siamo venuti qui e il signor Halloran mi ha parlato sulla sua macchina perché anche lui ha lo Shining.» «Lo Shining?» Danny abbozzò con le mani un ampio gesto che abbracciava ogni cosa. «Lo Shining è... vuol dire capire le cose, sapere le cose. Qualche volta certe cose si riesce a vederle, come me, che sapevo che zio Al ha telefonato, e il signor Halloran, che sapeva che mi chiamate dottore.
Il signor Halloran stava pelando le patate quando faceva il soldato e all'improvviso ha saputo che suo fratello era rimasto ucciso in un incidente ferroviario e quando ha telefonato a casa era proprio vero. Cielo! Non te l'inventi mica, Danny? Danny scosse il capo con foga. No, giuro su Dio! Poi, con una punta d'orgoglio, soggiunse. Il signor Halloran ha detto che io ho lo shining più forte di tutti quelli che abbia mai conosciuto. Siamo riusciti a parlare tra noi senza aprire mai la bocca. Il signor Halloran mi ha preso in disparte perché era preoccupato. Mi ha detto che questo era un brutto posto per quelli che hanno lo shining. Ha detto che aveva visto certe cose. Ho visto qualcosa anch'io, poco dopo aver parlato con lui, quando il signor Ultnan ci ha portati a fare il giro dell'albergo. Cos'era? Nella bomboniera presidenziale, sul muro vicino alla porta che dà nella camera da letto, una gran macchia di sangue e di qualche altra cosa, una cosa che colava. Credo che la cosa che colava fosse materia cerebrale. Oh mio Dio! Ora Wendy era pallidissima, aveva le labbra grigiastre. Questo posto, tempo fa, ne sono stati padroni certi individui poco raccomandabili, gente di Las Vegas che fa parte dell'industria del crimine. Imbroglioni? Già, imbroglioni. Jack guardò Wendy. Nel 1966 un pezzo grosso della mafia che si chiamava Vito Gianelli è stato ammazzato là sopra, assieme alle sue due guardie del corpo. C'era anche una fotografia nel giornale. Danny ha descritto quella fotografia nei minimi particolari. Il signor Halloran ha detto che ha visto anche qualcos'altro. Una volta nel campo giochi e un'altra volta c'era qualcosa di brutto in quella stanza, il 217. Una cameriera l'ha visto e ha perso il posto perché l'ha detto in giro. E allora il signor Halloran è andato su e l'ha visto anche lui, ma non ne ha parlato a nessuno perché temeva di perdere il posto. A me però ha detto di non mettere piede là dentro. Io invece ci sono andato perché gli ho creduto quando ha detto che le cose che si vedono qui non possono farti del male. Quest'ultima frase fu pronunciata con voce bassa, soffocata, e Danny si portò una mano al collo, sfiorando gli anelli di ecchimosi tumefatte. «E per quanto riguarda il parco giochi?» chiese Jack con una voce che voleva suonare non curante. «Non so, il parco giochi, ha detto, e le siepi a forma di animali.» Jack ebbe un lieve traslimento e Wendy lo fissò incuriosita. «Hai visto qualcosa laggiù, Jack?» «No, niente.» Danny lo fissava. «Niente.» ripeté Jack più calmo. Ed era vero, era rimasto vittima di un'allucinazione, tutto qui. Danny, parlaci della donna, lo esortò Wendy con dolcezza. Sono entrato, ho rubato la chiave universale e sono entrato. È stato come se non potessi farne a meno, dovevo sapere. Era nuda, non aveva vestiti addosso. Guardò la madre con espressione afflitta. Ha cominciato a tirarsi su e voleva me. Lo so perché l'ho sentito. Non pensava a lei, non pensava come pensate tu e papà. Era nero, era un pensiero di fare del male, come le vespe quella sera in camera mia. Voleva soltanto far del male, come le vespe. Deglutì a vuoto e per un momento regnò il silenzio, un silenzio assoluto, mentre l'immagine delle vespe si imprimeva nella loro mente. «Così sono scappato, ma la porta era chiusa, l'avevo lasciata aperta, ma adesso era chiusa. Non ho pensato che bastava riaprirla e correre fuori, ero spaventato, e così mi sono solo appoggiato alla porta e ho chiuso gli occhi e ho pensato a quello che mi aveva detto il signor Halloran, che le cose che ci sono qui sono come le illustrazioni dei libri, niente di più, e che se continuavo a dirmi «non ci sei, vattene via, non ci sei», lei se ne sarebbe andata, ma non ha funzionato. La voce di Danny prese a salire di tono, a farsi stridula, isterica. Mi ha afferrato, mi ha fatto girare e ho visto i suoi occhi come erano i suoi occhi e lei ha cominciato a strangolarmi. Ho sentito il suo odore, ho sentito del suo odore che era proprio morta. Basta adesso, ingiunse Wendy allarmata. Basta, Danny, va tutto bene. Si accingeva a riattaccare con la cantilena. La cantilena buona per ogni occasione di Wendy Torrance, brevettata in esclusiva. «Lascialo finire!» tagliò corto Jack. «Non c'è altro! Sono svenuto! O perché lei mi strangolava o solo perché ero spaventato! Quando ho ripreso i sensi sognavo che tu e mamma litigavate per colpa mia e tu papà avevi di nuovo voglia di fare la brutta cosa. E poi ho capito che non era un sogno e mi sono svegliato e mi sono fatto la pipì addosso!»
mi sono fatto la pipì addosso come un bambino piccolo. Lasciò ricadere il capo contro il maglioncino di Wendy e si mise a piangere, sfinito, distrutto, le mani inerti e molli abbandonate in grembo. Jack si alzò. Tu bada a lui. Che cosa vuoi fare? Il volto di Wendy era una maschera di terrore. Salgo in quella stanza. Cosa pensavi che intendessi fare? C'è un po' di caffè? No, non farlo, Jack, ti prego, non farlo. Wendy, se c'è qualcun altro in albergo, dobbiamo saperlo. Non osare lasciarci qui da soli! Gli strillò. Wendy, ti sei esibita in un'ottima imitazione di tua madre. Lei scoppiò in lacrime, offesa e avvilita. Non poteva nascondersi il viso perché stringeva Danny fra le braccia. Mi spiace, ma devo farlo, lo sai. Sono il custode, maledizione, mi pagano per farlo, questo fottuto lavoro. Lei prese a urlare ancora più forte. Jack uscì dalla cucina, lasciandola in quello stato e chiudendosi la porta alle spalle. Non preoccuparti, mamma, non gli succederà niente. Lui non irradia. Niente qui gli può fare del male.